Bentornati a Memos, venerdì 16 novembre, una buona serata a tutti dalle Liguori. Nino Di Matteo, sostituto procuratore alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, già procuratore della Repubblica a Caltanissetta e a Palermo. È stato uno dei pubblici ministeri del processo sulla trattativa Stato-Mafia, un processo che è arrivato ad un'importante conclusione. La sentenza di primo grado del 20 aprile scorso, in cui la Corte d'Assise di Palermo ha condannato due ex boss della mafia, Bagarella e Cinà, insieme a tre ufficiali dei ROS dei Carabinieri, Mori, Subranni e De Donno, e all'ex senatore di Forza Italia, Marcello Del Lutri. I mafiosi, insieme ai tre ufficiali dei Carabinieri, minacciavano lo Stato, lo ricattavano. In un caso, Del Lutri ne ha fatto il mediatore. Il periodo è il 1992-1994. Un processo importante, la cui sentenza è stata motivata con oltre 5.000 pagine di ricostruzioni documentali dei fatti. Lo Stato è stato ricattato da Cosa Nostra e da alcuni suoi uomini infedeli. Questo avveniva mentre Cosa Nostra compiva le stragi. Su questa storia è in atto una grande rimozione, ha denunciato in queste settimane il dottor Di Matteo, e per superare questo oblio, questa cancellazione della conoscenza prima e della memoria poi, un paio di mesi fa è uscito un libro che racconta queste vicende. Il patto sporco, il titolo, il processo Stato-Mafia nel racconto di un suo protagonista. L'editore Chiare Lettere, ed è stato scritto a quattro mani da Nino Di Matteo insieme al giornalista e grande esperto di mafia Saverio Lodato. Il dottor Nino Di Matteo stasera è con noi, è ospite di Memos. Buonasera e benvenuto, dottor Di Matteo. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Grande rimozione. Chi è che non vuole parlare di quella sentenza, dottor Di Matteo? Poi vedremo perché. Una sentenza che dice che la trattativa c'è stata, ci fu. Ma guardi, innanzitutto una constatazione. La sentenza è stata pronunciata il 20 aprile del 2018 dalla Corte d'Assise, come avete già ricordato, e il 19 luglio sono state depositate le motivazioni. Nei media, nei grandi TG, nei quotidiani più importanti, si è detto di quello che è accaduto, di come si è concluso quel processo soltanto il giorno successivo al verdetto e il giorno successivo al deposito delle motivazioni. Poi è calato il silenzio. Io credo invece che l'opinione pubblica debba conoscere quei fatti, perché quei fatti che sono stati per molti degli imputati, per la quasi totalità degli imputati ritenuti aver costituito reato, sono dei fatti comunque importanti, perché si sono verificati mentre in Italia tra il 92 e il 93 venivano compiute 7 stragi a Palermo, a Roma, a Firenze, a Milano, e mentre saltavano in aria pezzi di autostrada, mentre morivano giudici, poliziotti, persone comuni, c'era una parte dello Stato che andava a trattare con i capi di Cosa Nostra per vedere cosa la mafia volesse per cessare quella strategia, una condotta credo che eticamente e politicamente debba considerarsi grave e che in ogni caso deve essere conosciuta dall'opinione pubblica. Invece questo processo è stato caratterizzato prima, durante il suo lungo svolgimento, da una serie di travisamenti, da una serie di diffusione di dati falsi. E poi, nel momento in cui si è concluso con l'affermazione della fondatezza della tesi accusatoria, è calato il silenzio. Allora, dottor Di Matteo, per rispondere alla domanda, lei già implicitamente ci ha risposto alla domanda del chi non vuole parlare di quella sentenza, forse può valere la pena rivedere che cosa dice quella sentenza e che cosa in qualche modo diventa indicibile perché di questa sentenza se ne parli il meno possibile. L'ho accennato poco fa, lo dicevamo nell'introduzione, il cuore di quella dispositivo della sentenza del 20 aprile scorso sulla trattativa Stato-Mafia ci dice che cosa? Cosa Nostra, insieme ad uomini deviati dello Stato, i ROS dei Carabinieri, Mori, Subranni e De Donno, hanno ricattato lo Stato. O fai quello che diciamo noi, benefici, abolizione dell'ergastolo, l'attenuazione del carcere duro, oppure le stragi continueranno. E questi contatti, lo diceva anche lei un momento fa, avvengono mentre sono in corso le stragi, quelle dal 92 al 93. È indicibile questa verità di primo grado, dottor Di Matteo? È una verità scomoda, è una verità scabrosa per il potere, anche per ampi settori del potere attuale.
Ci sono alcuni capisaldi nella decisione della Corte d'Assise. Il primo è che la trattativa ci fu e fu cercata da alcuni uomini dello Stato che andarono appunto a cercare Riina. È una trattativa che viene intrapresa dallo Stato. Un altro caposaldo fondamentale è che la trattativa, invece di evitare altro sangue, ne provocò ulteriore, perché Riina, una volta cercato dallo Stato, una volta resosi conto che lo Stato aveva iniziato a piegare le ginocchia, capì che la strategia delle bombe, del terrore, pagava e che fosse utile continuare con quella strategia. Addirittura la Corte d'Assise si spinge a dire che con ogni probabilità l'intento di accelerare improvvisamente il progetto di uccidere il giudice Borsellino è legato alla trattativa in corso. Riina capì che lo Stato aveva iniziato a cedere e volle, con un'ulteriore dimostrazione di inaudita violenza in via D'Amelio, metterlo ulteriormente in ginocchio. Ci dice quella sentenza che molta parte delle istituzioni, anche chi non fu parte attiva della trattativa, ha dimostrato nel processo un comportamento reticente. Io stesso ne avevo parlato nella mia requisitoria finale, di omertà istituzionale diffusa a molti livelli, e questo è un qualcosa che non possiamo accettare. Ci dice infine quella sentenza che tre governi della Repubblica, il governo Amato, il governo Ciampi, il governo Berlusconi, ricevettero, percepirono la minaccia, le richieste di Cosa Nostra e nessuno denunciò. Anzi, quella sentenza per la prima volta mette in correlazione Cosa Nostra e Berlusconi, non più soltanto imprenditore, come già era risultato dalla sentenza dell'Utri, che aveva condannato dell'Utri per associazione mafiosa, ma per la prima volta emergono collegamenti tra Cosa Nostra e un Berlusconi diventato già esponente politico e capo del governo nel 1994. Dottor Di Matteo, la fermo un momento, perché questo punto è uno dei passaggi, come tanti altri ovviamente, importanti e decisivi, perché quello che probabilmente rende questa storia, io continuo a seguire questo filo, no, di questo suo racconto, quello che rende questa storia per molti una storia indicibile, non raccontabile, una storia scabrosa, una storia di cui per molti versi è meglio tacere, sono alcuni dei passaggi di questa vicenda, e lei ne ha toccato uno. Quando si parla della trattativa si parla di uno Stato che viene minacciato da dei soggetti, alcuni, dicevamo, sono gli esponenti di Cosa Nostra, altri sono soggetti deviati dello Stato, e a fronte di questo ricatto che questi uomini portano allo Stato, noi abbiamo, ed è quello che è registrato dalla vostra inchiesta e dalla sentenza, abbiamo uno Stato che resta inerte, subisce questa minaccia e non la denuncia. Lei lo citava prima, sono tre governi, Amato, Ciampi e Berlusconi, e stava dicendo che c'è un elemento nuovo che viene aggiunto. E in questa, diciamo, in questo coro di reticenza emerge la figura di un presidente del Consiglio, come Silvio Berlusconi, che, come gli altri, non denuncia questa minaccia che subisce lo Stato, pressione che riceve attraverso la mediazione di Marcello Dell'Utri, ma non solo. Si capisce che in quel periodo quell'esponente delle istituzioni, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, è un periodo in cui lui, attraverso le sue aziende, stava effettuando dei pagamenti verso Cosa Nostra. Quindi non solo non denuncia, ma c'è questo rapporto che si mantiene costante e che già era stato in parte rilevato dalla sentenza definitiva su Marcello Dell'Utri fino al 1992, ma qui si racconta che questa situazione, questo reciproco sostegno tra Berlusconi e Cosa Nostra va avanti fino almeno al 94. È così, dottor Di Matteo? E questa è la novità che sul punto emerge importante da questa sentenza. Finora c'era stata una sentenza definitiva che aveva descritto i rapporti intermediati da Dell'Utri tra una parte di Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, imprenditore, con costanti pagamenti di Berlusconi alla mafia dal 1974 al 1992. Oggi si dice che quei rapporti sono proseguiti sempre con l'intermediazione di Dell'Utri con il Berlusconi politico. E incidentalmente, ma con prove che vengono evidenziate nella sentenza, si dice che Berlusconi,
continuò a versare somme di denaro anche nel 1994, perfino dopo essere diventato Presidente del Consiglio. Questo è quello che dice una sentenza pronunciata da una corte di assise che è stata particolarmente attenta, particolarmente scrupolosa nei 5 anni di processo, che ha dato spazio alla tesi accusatoria, ma uguale spazio ha dato giustamente e doverosamente a tutte le tesi difensive. Io credo che in ogni caso il cittadino debba formarsi la propria opinione attraverso la conoscenza corretta degli atti. Lo spirito del libro è semplicemente questo, quello di porre anche attraverso non soltanto delle riflessioni che sono state svolte da me, ma anche dei dati di fatto che sono stati ricordati, porre il cittadino, porre l'opinione pubblica nella condizione di formarsi un'idea, perché la cosa più grave che possa accadere e che purtroppo sta accadendo è che su queste vicende cali per sempre l'oblio. Noi non possiamo cercare di costruire, non possiamo sperare in un futuro migliore se il Paese perde la memoria, se il Paese nasconde la polvere sotto il tappeto, se uno Stato che ha avuto il coraggio di processare se stesso non viene, diciamo, raccontato, perché dobbiamo sempre pensare che quando emergono anche responsabilità di uomini dello Stato, quegli uomini non devono essere confusi con lo Stato. Se lo Stato oggi riesce a far venire fuori e processualmente dimostrare queste cose, significa che ancora c'è uno Stato che vuole essere uno Stato di diritto in cui la legge è uguale per tutti e anche le vicende più scabrose per le istituzioni possono venire fuori attraverso l'opera dei magistrati e delle forze dell'ordine. Dottor Di Matteo, mettendo insieme alcuni pezzi, e questi pezzi si possono ricostruire attraverso il libro di cui stiamo parlando, Il patto sporco, scritto da lei e da Saverio Lodato, se si mettono insieme alcuni pezzi, la sentenza di primo grado sulla trattativa, di cui lei ci ha parlato diffusamente fino a questo momento, e altre importanti sentenze, la sentenza Andreotti, quella definitiva, il 7 volte Presidente del Consiglio che ha rapporti con la mafia almeno fino alla primavera del 1980, un reato che poi si prescrive e così finisce quel processo. La sentenza dell'Utri di cui parlavo un momento fa, in cui ci fa capire che fino dal 74 fino al 92 c'è questo rapporto appunto di sostegno, di pagamento di Cosa Nostra da parte delle aziende di Silvio Berlusconi. Che paese è questo, dottor Di Matteo, in cui appunto abbiamo un presidente del Consiglio, Andreotti, che ha avuto rapporti con Cosa Nostra fino al 1980, un altro presidente del Consiglio che ha pagato Cosa Nostra tra il 74 e il 92 e la sentenza di primo grado sulla trattativa ci dice che anche dopo quello è accaduto, quel fatto, il pagamento. Che paese è quello in cui quantomeno abbiamo vissuto, guardando retrospettivamente, che ha avuto i suoi massimi esponenti del governo in rapporto, nei modi che descrivevo e sintetizzavo, con Cosa Nostra, con la mafia? Le esprimo la mia idea, che è un'idea che ho maturato in ormai più di 25 anni di attività in questo settore dell'antimafia. La mafia, in particolare Cosa Nostra siciliana, non è un fenomeno di ordinaria criminalità. Cosa Nostra è sempre esistita perché ha saputo sempre instaurare e mantenere rapporti alti con la politica, con le istituzioni, con il potere. Senza quei rapporti Cosa Nostra sarebbe già stata debellata e loro lo sanno. Noi Stato dobbiamo acquisire la consapevolezza che senza recidere per sempre quei rapporti non potremo mai sconfiggere la mafia. Questa consapevolezza non c'è stata. Questo è un paese in cui la questione mafiosa è stata volutamente da parte di molti e colposamente da parte di altri sempre sottovalutata. È stata ricondotta ad una questione di bassa macelleria criminale. Invece la mafia ha condizionato
l'esercizio del potere ai più alti livelli in Italia. La storia del processo Andreotti, la storia del processo Dell'Utri, la storia del processo Trattativa lo dimostrano. Nascondere questa realtà significa rassegnarsi ad una sostanziale convivenza con la mafia, e c'è da essere preoccupati perché la questione mafiosa, diciamo, non può considerarsi soltanto importante per la repressione degli aspetti, diciamo, militari dell'attività delle organizzazioni mafiose. Dovremmo cercare di entrare più nel cuore del potere mafioso, e il cuore del potere mafioso è sempre stato il rapporto con la politica e con il potere economico, imprenditoriale, ma anche istituzionale. Non possiamo guardare avanti con speranza se noi non facciamo i conti con un passato, che è un passato non soltanto remoto, è un passato recente con delle conseguenze che ancora oggi noi abbiamo sotto gli occhi. Da questo punto di vista io ho sempre ritenuto, e per ora constato che non è così, che la lotta al sistema mafioso dovrebbe diventare il primo punto, il primo obiettivo dell'azione di governo, di qualsiasi colore quel governo sia. Finora non è stato così, speriamo che possa cogliersi l'importanza del tema in futuro. La questione mafiosa è una questione che compromette, il potere mafioso compromette la libertà, la democrazia, l'eguaglianza, la libertà di iniziativa economica, la libertà di voto, è un fattore di gravissimo inquinamento della democrazia. Fin quando questo non si capirà appieno non faremo passi avanti. Dottor Di Matteo, io so che lei ci deve lasciare, quindi chiudiamo qui questa nostra intervista, conversazione. La ringrazio per essere stato con noi e la saluto. Sono io che ringrazio voi anche perché diciamo le vostre domande mi fanno cogliere l'importanza e la sensibilità che mostrate di avere nei confronti non soltanto dell'argomento trattativa, ma nei confronti dell'argomento lotta alla mafia, intesa come lotta di libertà e di democrazia. Grazie a voi. A presto, buona serata. Buonasera. Nino Di Matteo, sostituto procuratore alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ex procuratore della Repubblica a Palermo, è stato, come dicevamo, uno dei pubblici ministeri del processo sulla trattativa Stato-Mafia, e l'intervista con lui è un'intervista i cui temi rientrano tutti in un libro che è uscito di recente, che qui parlavamo all'inizio della trasmissione, dal titolo Il Patto Sporco, il processo Stato-Mafia nel racconto di un suo protagonista, edito da Chiare Lettere, scritto da Nino Di Matteo insieme a Saverio Lodato, giornalista, cronista, grande esperto di mafia. In uno dei capitoli conclusivi di questo libro, Saverio Lodato scrive, il capitolo si intitola Lasciatecelo dire, il lettore ha ascoltato sin qui Nino Di Matteo e si sarà fatto le sue idee. Di tutto quello di cui non si parla in queste pagine, non si parla per difetto dell'intervistatore, costretto spesso a scelte dure e inevitabili nel privilegiare questo o quello, in un campo, ed è dell'Italia che adesso stiamo parlando, dove il discorso a voler essere completo rischierebbe di essere infinito. È fatto di tanti capitoli, mafia politica, mafia potere, mafia ed economia, mafia e galassie criminali di ogni tipo, mafia e massonerie, mafia e istituzioni. A dirla in maniera forse brutale, ma che rende l'idea, mafia e Stato. Scrive sempre Saverio Lodato in questo capitolo: volevo che nelle pagine di questo libro, scritto da entrambi con passione e rabbia, costante ricerca del rispetto dei fatti su materia scabrosa che non consente di barare, voglia di colmare un vuoto di conoscenza da parte della grande opinione pubblica italiana,
parlasse il magistrato, parlasse l'uomo protagonista e testimone di un processo destinato a lasciare il segno, e poi parlassero anche le carte. E le tre cose, conclude Saverio Lodato, non sembrino messe insieme in maniera posticcia, perché si legano e quasi naturalmente, ci verrebbe da dire.